Non è mai troppo presto per iniziare a pensare al Natale. Bentornati sul mio canale, cominciamo a parlare di Natale. Quest'anno voglio proporvi tantissime creazioni con tantissime tecniche, tutte diverse. Cominciamo subito con un progetto che vi piacerà tantissimo perché è un fiocco fuori porta. Insieme costruiremo il cartamodello, quindi vi farò vedere anche come costruire il cartamodello e soprattutto vi farò vedere, per chi non ha la macchina per cucire, come è semplice realizzarlo con la colla a caldo. Ovviamente se avete la macchina per cucire potete anche cucirlo invece che incollarlo. Spero che questo primo progetto di Natale vi piaccia e allora non mi resta che augurarvi buon tutorial! Cominciamo subito con costruire il nostro cartamodello. In questo caso io ho tagliato una striscia di carta, cartoncino, come preferite, larga 65 cm e alta 16 cm. Quindi questo è il mio cartamodello della parte superiore del fiocco, che poi in teoria andrà piegato in questo modo, vedete? Quindi abbiamo la prima parte del cartamodello. Per quanto riguarda le codine, prendiamo un altro foglio e con l'aiuto di una squadretta, di una riga, costruiamo il nostro cartamodello, che sarà alto 10 cm, alto 10 cm. E poi andiamo a costruire la parte superiore, costruiamo una linea di 42 cm. Ok, vediamo un po', 42 cm. E la parte inferiore, cercando di ovviamente di farla parallela a quella superiore, di 35 cm. Io mi segno il 35 qui e cerchiamo di farla perfetto. A questo punto uniamo i due punti. In questo modo. Ritagliamo e avremo il cartamodello della nostra seconda delle nostre code. Abbiamo fatto il nostro cartamodello. A questo punto prendiamo il nostro tessuto. Per questo tipo di fiocco io consiglio un tessuto che sia abbastanza spesso, abbastanza pesante. In questo caso io ho un cotone, eccolo qui, bordeaux natalizio, che è abbastanza spesso come tessuto, in modo che la parte superiore sarà bella vaporosa e quindi renderà più carino l'effetto del fiocco. Ok, adesso dobbiamo trasferire il nostro cartamodello sul tessuto. Non dovendo cucire, ma utilizzando la colla a caldo, io consiglio di lasciare i bordi abbastanza larghi. Quindi tagliamo. E cominciamo a creare la nostra parte superiore. Lungo il segno che abbiamo tracciato passo la colla e comincio a definire i bordi. Ovviamente le stesse misure valgono anche per chi decide di farlo cucito.
questo caso io ho deciso di provare a farne uno senza l'utilizzo della macchina da cucire. Chiudo a metà per prendere il centro del mio fiocco e a questo punto su questa striscia incollo i miei due lati. Uno. E due. Con la striscia di tessuto creo la mia fascia. La accorcio ovviamente perché è troppo lunga. Con la mia striscia di tessuto e un puntino di colla ho chiuso il mio fiocco, l'ho lasciato abbastanza largo e poi me lo vado a modellare con le mani. Ecco fatto, la parte superiore del mio fiocco è pronta, guardate che carina, è tutta senza cucire, solo con l'aiuto della colla a caldo. Passiamo a realizzare la parte inferiore. Ho trasferito il mio cartamodello delle codine sul tessuto e poi l'ho tagliato appunto lasciando qualche centimetro dal bordo. Ricordatevi di trasferire il cartamodello una volta con la coda rivolta verso destra e una volta verso sinistra. Poi per completare ho tagliato più o meno a filo il cartamodello, in modo da poi da ottenere il retro abbastanza pulito, ma voi potete anche non farlo. Nel caso in cui lo cucite, trasferite il cartamodello sul tessuto, poi lo mettete dritto contro dritto, cucite lungo le linee del vostro cartamodello, lasciate un'apertura, risvoltate e avrete le vostre codine. In questo caso il mio tutorial è per chi non vuole cucire ma utilizza la macchina, ma utilizza la colla a caldo. Quindi procediamo a completare le nostre codine. Ok, pronte le nostre codine, le mettiamo leggermente sovrapposte e uniamo con qualche punto di colla. A questo punto prendiamo la nostra parte superiore del fiocco, la centriamo per bene e sempre con un po' di colla la fissiamo al nostro fiocco.
Ok, e il fiocco è pronto. A questo punto serve giusto un nastrino. Lo inserisco qui. Faccio un cappietto. Per poterlo appendere. Adesso sta a voi decorarlo. Adesso vi farò vedere un esempio di come decorarlo, lo decoreremo insieme, ma prima di decorare questo voglio farvi vedere quest'altro che ho preparato invece con la ricamatrice. Quindi ho usato sempre la stessa procedura, però l'ho decorato con la ricamatrice. Ma non tutti hanno la ricamatrice, quindi è già bellissimo così, quindi possiamo anche lasciarlo così. Lo trovo già molto elegante così, ma possiamo decorarlo con fiori, agrifogli, rami di pino, letterine già pronte, insomma, potete farlo realizzarlo in altri colori, potete decorarlo come volete. La base è pronta, adesso io lo decorerò per farvi avere un'idea, però diciamo che il tutorial è finito e lascia molto spazio alla vostra fantasia. Meglio in fotografia e nel video, ve li voglio mostrare per farvi vedere in proporzione ad una persona quanto è grande il fiocco. Allora, quello che abbiamo realizzato insieme nel tutorial è questo. Abbiamo inserito anche le lucine. Sentite i campanelli come suonano? È davvero bello e io lo adoro. Poi, altri due li ho realizzati con la ricamatrice. Ecco qui abbiamo la versione bianca con la scritta Merry Christmas e i fiocchi di neve. Ogni tanto ricordatevi di ravvivare un po' il fiocco. E poi la versione con la fatina di Natale e la scritta Buon Natale. Bene,
Bene, se il video vi è piaciuto ricordate di lasciarmi un bel pollice in su, iscrivetevi al canale con la campanella e mi raccomando, se realizzate questi fiocchi mandatemi la foto ed io la inserirò nel mio album Facebook, le vostre creazioni con i miei tutorial. Alla prossima!